Ecco, vi chiedo scusa, un attimo d'attenzione. Vorrei presentarvi un signore che io considero un genio. Attenzione, Tonino Guerra. Mamma mia, quale stupidità, ma guardate, ma guardate, ma... L'ottimismo è un qualche cosa che serve alla povertà. Comunque, è molto difficile dire qualche cosa. Michelangelo mi ha fatto viaggiare molto, mi ha portato in paesi pieni di polvere. E io vi racconto un episodio che è capitato a noi due, che è abbastanza poetico. Abbiate la bontà di non mangiare perché poi vi farà male sicuramente. Allora, eravamo nell'Uzbekistan e cercavamo dei posti per una storia che avevamo scritta che si chiama L'Aquilone, che è una favola. A un certo punto eravamo su un camioncino. E vediamo tre musulmani che stavano camminando a piedi e allora Michelangelo, che è sempre curioso, dice: invitiamoli a salire. Questi tre salgono, stavano in silenzio, dovevano andare in un posto che si chiama Turkul, dove nei camposanti infilano le scale coi morti perché li vogliono far andare in cielo. Queste sono cose loro personali. A un certo punto si fermano, scendono e Michelangelo, per essere gentile, che aveva in quel momento la Polaroid, era un periodo d'amore per la Polaroid, cerca di fare una fotografia, consegna la fotografia a questi tre musulmani e il più anziano di tre la guarda, la fa vedere gli altri due e poi non la riceve come regalo, la riconsegna dicendo: perché fermare il tempo? E se ne sono andati. Ora mi pare che sia una lezione potente per chi vuol fare del cinema, ma Michelangelo il tempo riesce a fermarlo. Oggi ho visto l'avventura e come quelle montagne che i vecchi cinesi chiamavano più grandi sono le montagne e da lontano sembrano trasparenti, nei suoi film c'è una trasparenza straordinaria. E io che ho rivisto l'avventura, poi ho partecipato a minima parte, perché io sono di quelli che sostiene che il valore di un film è soltanto del regista. Devo dire, sono rimasto impressionato da questa trasparenza dei paesaggi, da questa trasparenza di noto di questo paese straordinario, queste cattedrali barocche incredibili, e anche dalla fragilità dei sentimenti e della loro trasparenza. Vi chiedo scusa se ho parlato troppo, vi do la buonanotte e grazie per tutto quello che avete fatto per la vecchiaia. Arrivederci. Voglio dire, permettete, voglio dire a Michelangelo una parola. Michelangelo, è bene restare giovani nella memoria dei giovani. Ciao. Allora, come avrete capito, ci troviamo a Venezia. La festa particolare, eccezionale, è stata organizzata da Cinecittà Holding in onore del maestro Michelangelo Antonioni. Però qui abbiamo il maestro Tonino Guerra, che prima ha fatto un discorso abbastanza toccante sul maestro Antonioni. Vorrei un po' che lei personalizzasse per i nostri telespettatori quello che è il suo pensiero in onore di questo grande maestro. Dico che è un peccato che sia invecchiato ed è un peccato di non ritrovare sempre nuove sue immagini, che sono immagini eccezionali. Lui ha fatto un grande regalo non solo a noi, ma all'Italia e al mondo, regalando queste sue visioni, che sono Immagini ripetibili. Immagini ripetibili. immagini ripetibili. Ecco, sì. Va bene? Senta, maestro Guerra, davvero duole il cuore a vedere il maestro Antonioni
Così, invecchiato, come ha detto lei, è stato abbastanza indulgente, voglio dire, no? Ma ottimista anche. Ma no, ma ottimista. Una persona che ha 90 anni e che 6 mesi fa ha girato l'ultimo, non l'ultimo, allora, un episodio. Prego, prego, continui che si sente. Sente maestro, maestro si sente, c'è l'assessore. È l'assessore, prego. No, diceva un l'ultimo, l'ultimo. Un episodio che fa parte di un film che poi, Eros, che ha 3 film. Ed è un episodio erotico studiato da 2 persone anziane che può essere toccante. Questo è, basta. Consigliamo a tutti di vederlo, questo qui. Chiudiamo così. Mi dica solo che è l'ottimismo e non se ne parla più. L'ottimismo sono desideri. È il seme della vita, no? Ma certo.